Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi delle ultime letture che ho fatto dall'ultimo videobooks fino ad oggi. Non sono tantissime, e alcune sono in ebook, quindi non riesco a farvi vedere le copertine, però insomma, partiamo subito. Come al solito ho il mio fido quadernino delle letture per non dimenticarmi niente per strada. E quindi partiamo con un libro che non ho qua, che in realtà ho in cartaceo, ma ho portato a casa per farlo leggere a mia mamma, ed è L'Atlante degli abiti smessi di Elvira Seminara. Non mi ricordo se ve ne ho già parlato, mi sembra di no. In ogni caso è una lettura che mi è piaciuta tantissimo, e la Seminara è un'autrice di cui voglio assolutamente leggere altro. È una sorta di lettera che una madre scrive alla figlia tramite la descrizione degli abiti che ha nel suo guardaroba. Noi quindi seguiamo la storia di questa donna fra l'Italia e Parigi, capiamo molto di più della sua storia e del rapporto che si è sfilacciato con la figlia e lo vediamo appunto attraverso tutti questi abiti, quindi attraverso le storie dei singoli capi, attraverso anche in un certo senso quelli che sono un po', non voglio dire cliché, però aspetti e cose che, in cui possiamo rivederci, come non so, quel vestito che proprio non ci sta bene, ma che comunque abbiamo nell'armadio, o l'abito che è di lana e pizzica, e via dicendo. Ora ve lo sto descrivendo in modo molto banale, però è una lettura veramente molto molto toccante, immersiva, si vuole andare avanti per leggere di più e mi sono ritrovata in molte cose e lo trovo veramente un romanzo molto delicato, molto anche commovente a tratti e una scrittura veramente fantastica, quindi se non l'avete mai letto dategli una chance perché è una lettura non difficile, nel senso se magari è un periodo in cui non avete voglia di immergervi in un romanzone molto lungo, questo fa al caso vostro, assolutamente. L'altro libro di cui voglio parlare, e che però ho qui, è The Tidal Zone di Sarah Moss, in questa bellissima copertina. Non so nulla riguardo la traduzione, come al solito io sono pessima e ci penso sempre nel momento in cui faccio vedere un libro che non ho guardato se verrà tradotto o meno. In ogni caso, questo romanzo è bellissimo, è probabilmente uno dei romanzi più belli che ho letto quest'anno. E tra l'altro, questa non è una foto, è un dipinto. Io non riesco a farvi capire quanto bello sia questo libro. È un romanzo di cui hanno parlato varie persone qui su BookTube, giustamente, perché è veramente. L'ho già detto che è bello? La storia è raccontata da Adam, che è un papà che fa il casalingo, potremmo dire. Lui è un ricercatore per l'università, ma un po' a tempo perso, nel senso che non ha un contratto vero e proprio, quindi deve andare all'università solamente ogni tanto e sta facendo una ricerca sulla cattedrale di Coventry che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata bombardata. Quindi la sua vita si divide fra fare questa ricerca di cui vediamo anche lo svolgersi, lo svilupparsi e essere un padre, quindi badare alle due figlie, una bambina di 7-8 anni e una ragazza di 15 e stare con sua moglie che è un medico e fa orari molto poco cristiani, diciamo. La vicenda comincia nel momento in cui, nelle prime pagine, lui riceve una telefonata dalla scuola dove appunto va la più grande, Miriam, in cui lo avvisano che stanno portando la ragazza in ospedale perché ha smesso di respirare. L'hanno trovata priva di sensi. E da qui appunto parte la vicenda, nel senso che i medici non riescono bene a capire se quello che ha avuto fosse un attacco d'asma o un'allergia molto strana, e chiaramente la paura più grande è che questo possa succedere di nuovo, e che insomma l'esito non sia altrettanto positivo. Non solo, ma cercano anche di capire se questo tempo che è percorso fra il momento in cui lei ha perso i sensi e ha smesso di respirare e in cui una persona l'ha trovata abbiano avuto effetti, ripercussioni negative ovviamente sul suo fisico. Soprattutto sul cervello, chiaramente. Quindi
tutto il romanzo si incentra su questo, ma non è tanto quello il punto, quanto entrare nella mente di una persona che deve comunque far funzionare una famiglia, cioè anche se Miriam ha rischiato di morire, la famiglia deve continuare ad andare avanti come se niente fosse in un certo senso, si deve ritornare alla normalità, si deve tornare a vivere la vita in modo sereno e tranquillo, non pensando ogni 3 secondi che tua figlia potrebbe morire. Miriam, tra l'altro, è un'adolescente molto sveglia, a volte anche un po' insopportabile, nel senso che è fatta proprio, è un personaggio descritto molto bene, nel senso che è molto realistico, la classica adolescente che risponde ai genitori, che ha un'opinione su tutto, ma in realtà è anche una persona molto, ha un'opinione perché si informa, ecco. Quindi è una femminista molto impegnata anche politicamente ed è molto, molto interessante anche vedere il rapporto che ha con i suoi genitori, in particolar modo con il padre su queste questioni. È un romanzo, possiamo dire, triste in un certo senso, ci sono dei momenti in cui ho rischiato di piangere in pubblico, però è estremamente realistico e intriso anche di contemporaneità, perché si vede che è stato scritto ai giorni nostri, ma non in senso negativo, non so come dire. Si parla di com'è vivere nel mondo di adesso, con gli attacchi terroristici, con internet sempre presente nelle nostre vite, però al tempo stesso è appunto una grande riflessione su cosa significhi vivere la vita tutti i giorni, come i pensieri, quello che facciamo, incidano anche su come viviamo la vita. All'inizio, quindi, non è uno spoiler. Lui dice una cosa secondo me molto interessante, cioè quando qualcosa di molto drammatico succede, come la morte di un figlio, la prima cosa che ci viene da dire alla persona che ha subito il lutto è: non oso immaginare come tu possa sentirti. Quello che Adam dice invece è che diciamo così proprio perché sappiamo come si sentono, perché quella sensazione che abbiamo quando leggiamo una notizia di questo genere sul giornale e voltiamo la pagina per non vederla più è esattamente la sensazione e quello che provano le persone direttamente coinvolte. Ovviamente io adesso ve l'ho detto così, qua è molto più poetico e profondo, però vi posso assicurare che è un romanzo veramente bellissimo che vi resta dentro e di nuovo, vi fa riflettere molto su tutto, sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia e su come quello che noi vediamo non sempre sia effettivamente la realtà. E a questo proposito, Jane Campbell ha detto una cosa molto interessante, perché appunto ha detto anche dalla copertina potremmo fare potremmo raggiungere questa conclusione perché appunto vedendo questa copertina pensiamo ah è una foto e invece è un dipinto, quindi in un certo senso noi ci fermiamo alla prima impressione che abbiamo, ma in realtà dovremmo sempre andare dietro a vedere cosa c'è. E adesso basta, la smetto perché sennò siamo qua fino a mezzanotte, però veramente consigliatissimo, bellissimo The Tidal Zone di Sarah Moss. Poi per il ciclone Stregaton mi sembra di avermene accennato, forse nei commenti di un qualche mio video, ho letto La compagnia delle anime finte di Wanda Marasco, che è stato il mio primo Wanda Marasco, perché avevo acquistato, e ce l'ho da qualche parte, un altro romanzo, sempre candidato allo Strega un paio di anni fa, però non so, mi intimoriva un po', non riuscivo a sentirmi completamente chiamata da questo titolo. Mentre invece questo, non so perché, mi ha ispirata di più e quindi me lo sono letto. Sono rimasta veramente colpita. È una scrittura potentissima quella della Marasco, molto, molto ricca, di una persona che si vede che ha una grande cultura, proprio per come sceglie le parole, per come formula le frasi.
Per chi mi chiedeva, ecco, mi ricordo, chi mi chiedeva la questione del dialetto, che era uno dei motivi per cui il precedente romanzo mi intimoriva un po', in questo c'è qualche frase qua e là, ma sono sempre risposte di personaggi all'interno di dialoghi e quindi si capisce perfettamente perché c'è un contesto talmente preciso che, insomma, non ci sono problemi. La storia qui è una storia di famiglia e appunto di morte, come fa intuire il titolo, nel senso che si apre al capezzale di una donna che sta morendo e sua figlia che ripensa alla vita appunto di sua madre. E attraverso tutte queste anime morte, quindi tutti la madre e la nonna di questa donna, noi ripercorriamo la storia di questa famiglia, in particolar modo appunto delle donne. È una storia non allegra, se siete alla ricerca di un lieto fine, no. È una storia molto travagliata di una famiglia povera del secolo scorso nella provincia di Napoli, quindi da una parte vediamo anche parte della storia d'Italia con la seconda guerra mondiale, la rinascita, ma anche l'estrema povertà in cui si trovava il nostro paese, e dall'altra vediamo la storia di questa famiglia. Dicevo, non è una storia facile, non è una storia allegra, ma è anche una storia piena di situazioni drammatiche. È un romanzo che però, pur non essendo la classica storiella, insomma, leggera, si riesce a leggere molto facilmente, secondo me, nel senso che si viene talmente buttati dentro la storia che sembra quasi di essere lì con i personaggi, nella stanza, a vedere le persone parlare, riesce veramente a dipingere molto bene il quadro di quello che sta dicendo. Quindi sono molto contenta di aver finalmente letto Namarasco, di aver dato ascolto finalmente appunto a Diana e ad Andrea perché mi è piaciuta veramente tanto. E passando a totalmente un altro genere, ho finito questa raccolta di poesie che vi avevo mostrato qualche mese fa, Two Cures for Love di Wendy Cope. È una raccolta di poesie, credo che siano state proprio selezionate dall'autrice. Tratte da varie raccolte precedenti, quindi è come se fosse una sorta di compendio. Ah sì, appunto, perché sono anche un po' stupida, c'è anche scritto 1979-2006, quindi sì, non mi ricordavo se erano state selezionate da lei, però appunto sì. Non solo, ma ci sono poi le note in fondo, dove per ogni poesia spiega non solo da quale raccolta è tratta, ma in alcuni casi dà proprio delle spiegazioni sulla poesia, quindi non so, magari una poesia che è stata composta perché è stata commissionata dal tale ente, oppure una poesia che è sarcastica ed è in risposta a un tale avvenimento o alla poesia di qualcun altro, eccetera. Quindi sono tutte poesie molto diverse l'una dall'altra, non è una di quelle raccolte dove c'è un filo conduttore, chiaramente, perché spazia per molto tempo. Devo dire che quelle più sarcastiche, quelle ma magari commissionate per determinate cose o in risposta a qualchedun altro, sono quelle un po' che mi hanno fatto penare di più proprio perché sentivo che in un certo senso mi mancava un contesto ben preciso, perché per quanto ci siano le note in fondo, non so, mi sentivo in deficit di qualcosa. Ed è sicuramente una raccolta che si legge molto tranquillamente, è sottilissima e si presta ad essere letta un po' a spizzichi e bocconi proprio perché è una selezione di poesie che spaziano per decenni, insomma. Poi ho letto un altro ebook ed è finalmente il mio primo Bassani. Ho letto 5 storie ferraresi che non avevo mai letto, non avevo mai letto nulla di Bassani, a mia discolpa non l'ho neanche mai studiato a scuola, quindi ecco, non è solo colpa mia. E ho cominciato da quello perché, non so, mi aveva sempre ispirato, l'avevo proposto al gruppo di lettura, ma ha vinto un altro libro e quindi ho pensato, sai cosa c'è? Io me lo leggo. Come da titolo sono appunto 5 storie ambientate a Ferrara, nel secolo scorso.
principalmente nella comunità ebraica, e mi sono piaciute veramente molto. In particolar modo le prime due, mi sembra, quelle più incentrate su due figure femminili molto particolari. È stato sicuramente strano in un certo senso leggere della mia città, perché chiaramente quando leggo i nomi delle vie o delle piazze o di alcune zone di Ferrara, io la vedo, però vedo la Ferrara di adesso, non vedo quella di più di 50 anni fa. Quindi è stato sicuramente interessante anche per vedere come la città sia cambiata nel corso del tempo. Pensare che in alcune vie magari ci fossero certi negozi, adesso invece non c'è niente, ha avuto un certo effetto. Ma a parte quello, le storie sono molto, molto incentrate sui personaggi, nel senso che entriamo veramente nella vita di ognuno di loro. E è come se di nuovo, come dicevo con la Marasso, è come se fossimo lì con loro. Mi è piaciuto molto il modo in cui Bassani riesce a buttarti dentro una storia, e anche se appunto è solamente un racconto breve, ti apre un mondo molto, molto più vasto di così. Il primo racconto in particolar modo mi è piaciuto molto, adesso mi sfugge il titolo, però riguarda questa donna che essenzialmente rimane incinta senza essere sposata, che appunto è un racconto, però ha avuto un effetto su di me che ancora adesso, dopo mesi, ci ripenso e mi sembra, ripensandoci, quasi di aver letto un intero libro su di lei. In realtà era solo un quinto di un libro intero. Se non avete mai letto Bassani, secondo me questo potrebbe anche essere un buon inizio, perché sono appunto racconti, è un assaggio, e a me ha fatto venire voglia di leggere altro di suo. Però chiaramente, se c'è qualcuno che ha letto di più e vuole darmi e darci qualche consiglio, io sono tutta orecchi. Il prossimo è un graphic novel che mi ero dimenticata di mostrarvi nell'ultimo book haul, e che avevo visto un po' spammato ovunque su Twitter, ed è Honor Girl di Maggie Thrash, che è questo mattonaccio. Lei è una delle scrittrici che lavorano a Rookie, che è il sito barra magazine di Tavi Gevinson. Rookie, tra l'altro, è un sito che mi piace molto, anche se so di non essere il loro target, perché il target sono gli adolescenti, però affronta moltissime tematiche importanti per la crescita, ma non solo. Appunto, ci sono molti articoli che possono essere letti anche da persone più grandi senza problemi, e il podcast che hanno lanciato da poco è molto interessante. È stata una puntata con Lorde, una puntata con Roxane Gay. Se avete occasione, dateci un'occhiata. Però ecco, se posso consigliarvi, non date un'occhiata a questo graphic novel. Nel senso che è un romanzo autobiografico, un memoir. Sapete che a me i memoir piacciono molto, ed ero molto curiosa perché mi dava molto vibrazioni da fan home, nel senso che non è che si esplori il rapporto con i genitori qua, però si esplora comunque il fatto che l'autrice va a questo campo estivo e si innamora di un'altra ragazza un po' più grande, che è una sorta di guida, insomma, lavora in questo campo estivo. Allora, cominciamo dai disegni. Già quando l'ho visto in fumetteria, i disegni non è che mi facessero impazzire, perché sono molto, molto semplici, quasi a livello da farmi pensare: allora anch'io ho un futuro nei fumetti, perché disegno anch'io da schifo, però vabbè. Però ho pensato: non voglio farmi limitare dal fatto che i disegni non mi facciano impazzire, perché la storia mi interessava. E la storia è interessante perché appunto siamo di fronte a una ragazza di 15 anni che scopre qualcosa di nuovo su di sé e cerca di non so, di capire essenzialmente chi è. Però l'ho trovato un po' superficiale il modo in cui racconta tutta questa vicenda. Non ci ho trovato grandi riflessioni, né una chiusura, diciamo, in un certo senso del cerchio alla fine del libro. L'ho trovato più
così quasi uno spaccato su questa estate che però non va ad arrivare ad un punto ben preciso alla fine dei conti. E mi è dispiaciuto perché avrei preferito un epilogo un po' più approfondito, un po' più profondo anche su cosa ne ha tratto, insomma, l'autrice da questa vicenda, com'è diventata da grande, come persona. E non so, pensavo fosse un po' più profondo di così, invece non lo so, non mi ha fatto impazzire. Ho letto Memoir fatti meglio, appunto. Sapete che il mio punto di riferimento per i memoir in fumetto è Fan Home, che raggiunge vette inarrivabili. Questo è un po'. Non è che sia brutto, e ripeto, la storia è bella, è interessante e si legge volentieri, però è un po', lascia un po' il tempo che trova, ecco. Poi, gli ultimi libri di cui voglio parlare in realtà ve li ho già mostrati nell'ultimo book haul, quindi ve li mostro solo un secondo e magari vi rimando all'altro video visto che avendoli già letti ve ne ho un po' parlato. E uno è I Am Not Your Negro di James Baldwin. E a questo proposito, se qualcuno di voi ha letto James Baldwin e vuole consigliarmi da dove partire, sarei, ecco, vi sarei molto grata perché non so bene da quale romanzo cominciare e quindi questo è stato un piccolo assaggio più dell'aspetto politico e quindi se vogliamo di non fiction, però vorrei leggere anche qualche suo romanzo. Altra raccolta di poesie che vi avevo mostrato è questa, praticamente Milk and Honey Wannabe. Come vi ho già detto nel book haul, non è niente di che, non mi ha fatto impazzire, però insomma, vabbè, l'ho letta. E l'ultimo libro che vi mostro, in realtà ce l'ho ancora in lettura, mi manca veramente pochissimo, ed è The Accidental di Alice Smith. E ve ne parlo perché è il primo Alice Smith che non mi fa impazzire, nel senso che non raggiunge secondo me i livelli di L'una e l'altra, i livelli di Autumn, no. Probabilmente se lo avessi letto prima di questi altri titoli mi sarebbe piaciuto molto di più. Adesso non lo so. E non so neanche se è anche dovuto al fatto che ultimamente non ero molto lì con la testa mentre lo leggevo e probabilmente questo ha avuto un'influenza negativa. La storia riguarda questa famiglia che affitta una casa per le vacanze. Sono madre, professore universitario, no, madre, la madre è una scrittrice, il padre è un professore universitario. Poi ci sono Astrid, che è una ragazzina di boh, 12-13 anni, e Magnus, che è un adolescente, anche lui. Compare questa Amber dal nulla e la mamma pensa che sia una dottoranda studentessa di suo marito. Il padre pensa che sia una che sia lì per intervistare sua moglie. Insomma, ognuno pensa che qualcun altro l'abbia invitata. Questa Amber è una persona molto strana. Che però ha questa funzione, in un certo senso, di far capire a ogni membro della famiglia qualcosa su di loro. Non l'ho ancora finito, quindi non vi so dire, però è come se in un certo senso ci siano tutti gli elementi che compongono i romanzi di Alice Smith, ma al tempo stesso, non lo so, secondo me manca qualcosa, o forse appunto How to Be Both e Autumn sono così belli, secondo me, sono talmente dei capolavori che per forza questo non può arrivarci. Però, ripeto, probabilmente sono io, nel senso che ultimamente non ero molto lì con la testa mentre leggevo e quindi penso di non averlo neanche assaporato fino in fondo. Comunque, questo dovrebbe essere tradotto da Sur, ma non mi ricordo il titolo in italiano, ve lo lascio sotto. E niente, io spero che tra questi libri ci sia qualcosa che abbiate letto o che vi interessi, vi stuzzichi un po'. Come sempre ci sentiamo sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!